Amici di Messina Web TV, buonasera. Siamo in compagnia di Rosario Duca, presidente dell'Arcigay di Messina. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a Grazie tutti. per aver accettato l'invito ai nostri microfoni. Domani si celebra una ricorrenza molto importante, ce ne vuole parlare? Sì, domani è il 17 maggio e come tutti ci ricorderemo è la giornata contro l'omotransfobia. Proprio domani compie 30 anni questa giornata. E 30 anni fa, finalmente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità depennò l'omosessualità dalla lista delle malattie, perché fino a quel momento era considerata una malattia. Ed ecco perché si stabilì questa giornata del 17 maggio, che poi abbiamo portato avanti come la giornata contro l'omofobia, perché proprio partendo da quel punto che era stata la depenalizzazione, o meglio ancora la depatologizzazione, perché veniva considerata prima una malattia, allora abbiamo preso questa giornata per ricordare per ogni anno fare delle iniziative che poi ricordiamoci sempre che per noi come Arcigay le giornate sono importanti, il 17 maggio, il 1 di dicembre, il 27 di gennaio, il 20 ottobre, il 20 novembre, sono giornate importanti, ma queste giornate rappresentano un presente continuativo, cioè le nostre battaglie non sono limitate alla giornata della ricorrenza. Ma la ricorrenza è sempre un trampolino di lancio per il resto dell'anno, ecco, gli ultimi Certo, 365 giorni. certo. Ho letto che di recente è stata approvata una legge che estende le pene per chi si permette, diciamo così, di fare discriminazione non solo razziale, ma anche sessuale. Quindi per chi va contro, ecco, questo tipo di Ancora non c'è una legge su questo. non c'è una legge Andrea, su questo. no, la legge contro l'omofobia ancora non c'è. Non c'è. Si spera che vada in discussione in aula già dal 17, dal mese di luglio, 15, 16, 17 luglio. Però sappiamo come funziona l'iter parlamentare Sì. su questo. E questa legge ci vuole, è questo che noi ci stiamo battendo. Perché purtroppo nel report di quest'anno, che come Arcigay facciamo, registriamo ancora 138 casi nuovi di violenza, e il nord porta il primato, poi è seguito dal centro e in percentuale il sud. Ho capito. Messina ha registrato nell'ultimo anno solo due casi non di violenza. Fisica, ma di violenza verbale è questo. Le volevo chiedere, secondo lei l'Italia, quanto è indietro a livello di mentalità, di accettazione, ecco, della omosessualità rispetto agli altri paesi europei, secondo il suo pensiero? Dovremmo dividere per regioni, per zone dell'Italia, perché è questo. Ma il mio pensiero è questo, che non sono gli italiani ad essere omofobi, ad essere indietro, ma è la politica. E di conseguenza, chi sta dietro, segue determinati partiti, e allora si orienta verso l'idea di quel partito. E allora, se quel partito è omofobo, anche per loro l'omofobia è una cosa normale. E farle un esempio, se il partito della Lega, che è contrario
agli omosessuali, che è il partito in questo momento insieme a Fratelli d'Italia più omofobo che c'è in Italia, se questi esprimono un'opinione che tutti esprimono un'opinione che tutti conosciamo, è chiaro che poi chi li segue, chi fa parte di quel partito, chi è tesserato con quel partito, in automatico rifletterà quello che il partito gli dice. Sì, rifletterà. Però è sempre una questione politica. Certo. Sì, sì. Riporterà le stesse idee, anche non essendone convinto, e non tutti. Mm-hmm. E non tutti. Quindi non è non sono gli italiani ad essere omofobi, ma è la politica a non aver messo in atto quella che è, e io lo ripeto sempre perché è quello l'articolo che è della Costituzione che ci viene incontro, quello che è l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari diritti. Ora, su questo noi ci stiamo battendo perché venga riconosciuta una legge, venga emanata una legge che punisca i reati di omobitrasfobia. Così come per fortuna dopo tanti anni è stata fatta la legge per le donne contro il femminicidio. Sì. Brutto termine, così è, io avrei detto violenza sulle donne, però è stata fatta dopo tanti anni di lotta. Ora è il momento che si faccia una legge anche per le persone omosessuali, lesbiche, bisex, transessuali, transgender, intersex. Quindi crede che con una legge anche il resto, diciamo, della popolazione potrebbe beneficiarne per cambiare, diciamo così, sì. Mentalità in qualche modo? E allora, le leggi dovrebbero aiutare a cambiare mentalità, non succede quasi mai, ma possono essere un deterrente a commettere determinate azioni. Non è sempre così, lo sappiamo. Uccidere è reato, ma c'è gente che uccide. Sì, ecco. È vero. Però intanto una legge c'è e con la legge tu fai giustizia alle migliaia di persone che in questo momento si trovano senza tutele. Ho capito. Su questo. Quindi questa è la situazione generale in Italia. Ripeto, il problema è la politica. La politica che non vuole decidere. Perché di questa legge se ne parla già da 3 legislature. Diciamo che alcune proposte neanche a noi andavano bene perché erano dei pastrocchi incredibili. Noi vogliamo una legge fatta bene, perché una legge fatta bene ci tutela bene. Certamente, speriamo davvero che il suo messaggio, il suo messaggio che sicuramente sarà condiviso da parecchia gente, possa essere ascoltato dai vertici, ecco, che prendono le decisioni ecco, sulle nostre vite, si spera, diciamo, nel modo migliore. Desidero ringraziarla tantissimo per la sua testimonianza, per la sua collaborazione e augurandole il meglio per tutto. Grazie a lei e a voi. Grazie.